Buon lavoro a tutti con questa nostra nuova rubrica, anzi la vostra nuova rubrica, sì, perché settimanalmente, così come faccio su LinkedIn con l'hashtag Rassegna Lavori T, racconteremo ciò che di positivo accade sul territorio milanese. Siamo quelli del mezzo pieno, perché intorno a noi, anche a Milano, c'è tanto di buono e di bello che accade anche nel lavoro. La prima parola chiave di questa settimana è ripartenza. Settembre è il mese della ripresa della scuola dopo le vacanze, il lavoro dei nostri figli e dei ragazzi, ma è anche la ripartenza del lavoro dopo i mesi caldi. Forse dovremmo far iniziare il calendario da settembre più che da gennaio. Che ne dite? E a proposito di scuola, bella l'iniziativa dei Lions. Zaino sospeso promuove il diritto allo studio al fianco delle famiglie in difficoltà con il caro scuola. Pensiamo all'aumento dei prezzi o della cancelleria. La seconda parola chiave è libertà. Prismian Group, azienda milanese di cavi, ha previsto 90 giorni di congedo facoltativo per le mamme, retribuito al 100%, ovviamente in aggiunta ai 5 mesi di maternità obbligatoria, pagata al 100%. Insomma, diventare mamme o diventare papà e deve essere una libera scelta, mai un ostacolo alla carriera. E finiamo con la terza parola chiave, innovazione. Arriva dal Giappone il parcheggio per biciclette sotterraneo. È attivo alla stazione di Kyoto. Prendi in pochi secondi la bicicletta, lasciata il giorno prima nel parcheggio sotterraneo e pedali fino al lavoro. Addio ai parcheggi disordinati per le vie della città. Nel 2026 ci saranno le Olimpiadi di Milano e Cortina. E allora, perché non diffondere fin da ora la mobilità dolce con il parcheggio per biciclette sotterraneo? Buon lavoro a tutti!